Bentornati all'appuntamento con le previsioni di Meteo One. Siamo alle porte di un deciso cambiamento del tempo su buona parte d'Europa, con l'anticiclone portatore di bel tempo che si sposterà sull'Europa occidentale. Il Mediterraneo si ritroverà parzialmente scoperto e correnti più fredde e instabili si avvicineranno alla nostra penisola. Ci sarà un peggioramento del tempo ad iniziare dalle regioni nordorientali, per poi interessare a inizio settimana anche il sud dell'Italia. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per domenica 26 marzo. Cielo sereno o poco nuvoloso, sin dalle prime ore del mattino. Nel corso della giornata, qualche nube in più sui rilievi lucani, bel tempo sulla Puglia. In serata, tempo stabile ovunque. Temperature di 2-3 gradi nei valori massimi. Un calo, stazionare o lieve flessione nei valori minimi. Ventilazione moderata occidentale. Per quanto riguarda i mari, Adriatico e Ionio poco mosso, mosso il Tirreno. Ed ora passiamo al nostro consueto appuntamento con la foto del giorno. Ringraziamo il nostro telespettatore Paolo Tomeo per aver fotografato questo raro fenomeno che ha interessato la costa pugliese e il primo entroterra di questi giorni. La foto ci mostra il lungomare di Bari. Si tratta della nebbia d'avvezione. E nelle nostre località costiere avviene in periodi molto particolari dell'anno, come la primavera, quando la superficie più fredda del mare, difatti usciamo dalla stagione fredda invernale, viene a contatto con le prime risalite caldo-umide dall'Africa. La differenza di temperatura genera questi banchi di nebbia che poi si dissolvono man mano che entrano all'interno del territorio. E ricordate, se volete inviare la vostra foto del giorno, vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di Meteo One e Teleappula, oppure alle mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per la vostra attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.